Il mondo di Mario Fratti, storico drammaturgo, raccolto nelle pagine del suo nuovo libro. Palmerini, com'è nata questa idea? Perché leggere il suo libro? Intanto è nata perché non poteva, qui nella sua città natale, uno dei più grandi drammaturghi al mondo, che ha amato L'Aquila sterminatamente, non potesse essere ricordato. E quindi ho cercato di trovare un'occasione, che è venuta immaginando a metà di maggio che avrei potuto raccogliere le cose che ho scritto su di lui nel corso dal 2006 in poi, e la narrazione di viaggi, racconti di viaggio e quindi anche i dettagli della sua quotidianità che ho vissuto con lui nelle mie visite a New York. E ne è venuto fuori un libro, insomma, che a giudizio di chi già l'ha guardato racconta davvero uno spaccato dell'uomo, del drammaturgo, ma anche della persona, di una straordinaria sensibilità e di una straordinaria umanità. E credo che sia stato un tributo, un mio modesto tributo, per carità, che per ricordarlo e per farlo conoscere meglio alla sua città natale che tanto amava. E io devo dire che aver pensato poi di non presentare il volume canonicamente come di solito si fa, ma essendo soltanto Galeotto il libro, per mettere insieme invece 18 testimonianze dall'Italia e dall'estero di persone che lo hanno conosciuto, amato, stimato, credo sia il modo migliore per mettere insieme un po' un patrimonio di ricordi che sono tessere di un mosaico che si ricostruisce la sua personalità. Ecco, credo che questo possa essere però solo l'inizio, perché la città deve molto a Mario Fratti, in particolare per studiare le sue opere, per studiare la sua vasta produzione. Ricordo che le sue opere, oltre 100, sono tradotte in 21 lingue e sono state rappresentate in tutto il mondo, in 600 teatri di tutto il mondo, quindi parliamo dal Giappone alla Cina, alla Corea, per l'Asia, ma anche l'Australia, tutto il Sud America, il Nord America, insomma, e ovviamente tutta la vecchia Europa. Ecco, questo sarà un modo anche per stimolare una riflessione sulla opera sua di scrittore, di drammaturgo, ma soprattutto perché magari si metta in scena qualche suo dramma, qualche sua commedia qui in città, rispetto a quelle due o tre che sono state già date in passato.